Radio Radicale, siamo con Marta Grande di Impegno Civico per parlare della campagna elettorale e dello scontro tra Di Maio e il centrodestra. Allora, Di Maio ha innescato una polemica sulla quale, insomma, Salvini si è arrabbiato molto sulla lealtà o meno al nostro paese rispetto alla Russia. Allora, come ha trovato sia la reazione di Salvini che questa scelta e il modo di definire sfasciaconti il centrodestra. Sì, diciamo che questa campagna elettorale è in qualche modo impostata anche su quelle che sono le influenze da parte dei paesi esteri nella nostra campagna elettorale e nella nostra politica. C'è da fare chiarezza, nel senso che ci troviamo in una situazione assolutamente emergenziale per la situazione sia internazionale che per quella interna. Affronteremo un autunno ed un inverno molto molto difficili e siamo arrivati a dover andare al voto di corsa, così con una campagna elettorale estiva, proprio perché il centrodestra ha deciso di far cadere il governo che stava lavorando per portare a casa degli obiettivi che servono al paese. Al di là poi delle divisioni partitiche, c'era un accordo che voleva portare a casa dei risultati e che non si è potuto fare. Ora, sono emerse degli elementi che riguardano appunto la possibile ingerenza di paesi esterni nella nostra politica, nelle decisioni della politica italiana. E queste vanno spiegate non soltanto al Parlamento, quindi i partiti fra di loro, ma soprattutto ai cittadini. Appunto, ci troveremo da qui, da settembre, a brevissimo, nei prossimi giorni, con delle difficoltà oggettive. Le bollette sono aumentate in maniera spaventosa. Ogni singolo cittadino, ogni attività si trova di fronte a delle difficoltà oggettive. C'è da prendersi anche la responsabilità di quello che è stato fatto e credo che le richieste siano legittime, ecco. Come ha trovato il modo di Di Maio di definire il trio sfasciaconti il centrodestra? Diciamo che in campagna elettorale un po' tutti lanciano delle proposte, lanciarle però così grandi, con delle cifre oggettivamente insostenibili, è abbastanza, no, appunto, la campagna elettorale, ma poi di nuovo c'è da render conto alle persone. Le proposte devono essere concrete, devono essere realizzabili, devono essere serie. Siamo in un momento politico, un momento per il nostro paese, che è importante essere concreti, essere reali e dare delle informazioni appunto concrete e sostenibili ai cittadini, altrimenti sono solo chiacchiere, solo propaganda. Senta, come ha trovato la decisione di Maio di andare a Kiev? Ma è stata un'ottima decisione, credo che la presenza della nostra diplomazia, del nostro governo a Kiev sia importante, è importante soprattutto sottolineare dove siamo. Ecco, l'Italia dov'è? In quale parte di mondo, quale sistema valoriale è il nostro e dove apparteniamo? E credo che la decisione di andare a Kiev sia assolutamente su questa linea e valida. Senta, ritiene che sia un pericolo, diciamo, ricontrattare il PNRR? Assolutamente, nel momento in cui si va di fronte ad un cambiamento rispetto a degli accordi, a delle proposte, a degli obiettivi che erano stati portati a casa, si può aprire realmente un vaso di Pandora. Sarà fatto un lavoro, saranno portate a casa delle risorse. C'è bisogno di continuare a lavorare sul solco di quegli impegni che avevamo preso. In qualche modo sfasciare e cancellare tutto quello che è stato fatto dal governo Draghi è inspiegabile. Senta, ritiene che ci sia un problema di legami internazionali delle forze politiche del centrodestra? Allora, qualcuno ha detto che loro non hanno, diciamo, dei legami internazionali forti, si è evocato Orban, il modello Orban. Volevo sapere quanto è importante secondo lei e se questo può essere, diciamo, compensato dal rapporto tra Forza Italia e il Partito Popolare Europeo. Allora, che ci siano delle ambiguità e delle vicinanze è abbastanza chiaro, nel senso che parlando o non parlando, dicendo o non dicendo, sono passati dei messaggi. È proprio su questo che il nostro ministro chiedeva spiegazioni ai partiti di centrodestra, chiaramente. È opportuno far luce, far chiarezza e soprattutto dire chiaramente da che parte si sta. L'Italia non può alzarsi la mattina e cambiare alleanze come se niente fosse, perché appunto siamo un paese del G7, siamo un paese
dell'Unione Europea e dobbiamo necessariamente portare avanti quei principi e quei valori che sono scritti nella nostra Carta Costituzionale. Non deve esserci nessun tipo di ambiguità dal mio punto di vista. Però delle alleanze, degli accordi strutturali, oltre a quello della Lega, che era stato fatto e mai smentito, mai cambiato da quello che so, non ne sono a conoscenza, però appunto sulle ambiguità ci si è giocato molto e questo anche è molto pericoloso. Senta, un'ultima questione che riguarda lo scostamento di bilancio. Allora, secondo lei è necessario anche Calenda, diciamo che è una persona che viene considerato tra i più filodraghiani, dice dobbiamo farlo ma dovrà essere l'ultimo. Allora teme che ci sia dietro l'angolo la speculazione internazionale e in particolare quella di Wall Street? Allora, la speculazione internazionale può aver luogo, il punto è appunto dare dei messaggi di stabilità, di credibilità a livello internazionale. Lo scostamento di bilancio può essere fatto, ma è qualcosa che comunque andremo a pagare, non sono dei fondi, dei soldi che vengono trovati così magicamente, quindi vanno fatti con attenzione, con moderatezza e sono stati fatti nel corso di questi anni per una serie di emergenze che ci siamo trovati ad affrontare. Oltre all'azione appunto di stanziare nuove risorse, c'è bisogno, e il bisogno è fondamentale, di una stabilità e una credibilità politica. Al di là dell'attività che poi può essere fatta, il compito del Parlamento, il compito dei partiti è quello necessario di dare la stabilità a un paese e una credibilità appunto per evitare speculazioni e per evitare qualsiasi tipo di azione che può disturbare la stabilità e l'economia di un paese che appunto si troverà da qui a pochissimo ad avere delle enormi difficoltà. Senta, un'ultima domanda che riguarda la campagna elettorale di Conte. Allora, noi abbiamo visto che Letta sistematicamente attacca la Meloni, mentre Conte si concentra molto sul Partito Democratico. Allora, come trova questo atteggiamento di attacco nei confronti di Letta, dopo che per mesi si era parlato di questo campo largo? Allora, come si spiega questo atteggiamento? Ritiene che Conte abbia fatto il calcolo di togliere voti al PD e anche a voi? Ma sicuramente con dei sondaggi in mano saranno state decise i vari attacchi, le varie campagne da portare avanti. La questione è che dopo tutta un'attività che era stata portata avanti di accordo anche a livello internazionale col PD, tornare indietro all'ultimo accusando il PD di non essere il vero progressista, il movimento è il vero progressista, risulta un po' stantio, penso che non sia un grande argomento di discussione di campagna elettorale. Poi appunto ci saranno dei sondaggi per cui ci saranno un po' di giochi probabilmente di sponda per riuscire a far leva sull'elettorato. Il tema è se l'elettorato è ancora interessato a questo tipo di dibattito e temo che drammaticamente sia così. Okay. Bene, allora io la ringrazio. Dov'è candidata e insomma come sta andando la campagna elettorale in breve? Allora, io sono candidata sul collegio Lazio 2, quindi la provincia nord di Roma. Lista? Sì, in lista, okay. Provincia nord di Roma, di Viterbo e Rieti. E sta andando bene, c'è un interesse nel nostro nuovo partito, tante persone che decidono di spendersi, più o meno pubblicamente, ma insomma sono interessati a questo nuovo progetto, che è un progetto che vuole essere più concreto e meno da slogan, quindi vediamo. Allora, io la ringrazio, grazie all'ex presidente della Commissione Esteri della Camera, Marta Grande, di Impegno Civico.